Buonasera, ben trovati al dopopartita, buon lunedì a tutti. Saluto i nostri ospiti, innanzitutto l'opinionista, l'onnipresente Gigi Ravaglia. Ben arrivato Gigi. Tutto Ciao. bene? Beh, insomma, Ieri sei andato a vedere la poco pallacanestro? incerottati, sì, poco incerottati, e non ho visto una grande Andrea Costa. Ed è con noi Gianluca Matera, che è il factotum. Posso usare questo termine per il calcio a 5 di Imola? Va benissimo, buonasera. Va benissimo, buonasera. Allora, turno infrasettimanale per l'Imolese, siamo in C2, turno invece di questa sera. La partita è in corso, noi siamo registrati, quindi non vi possiamo aggiornare sulla gara Imolese-Carpi, un derby entusiasmante. Gigi, lo vedete sia qui che contemporaneamente allo stadio. È una cosa strana, però sono gli effetti della televisione. Ma nel turno infrasettimanale, prima di parlare di questa domenica e di questa sera, il Limolese è andato a pareggiare in quel di Gubbio 1-1. Fra l'altro è stato un turno particolare dove il Ravenna ha perso a Verona 3-0, il Cesena ha perso in casa con il Sud Tirol 0-1 e in alto il Carpi ha perso in casa il derby con il Modena, mentre il Padova ha battuto la San Benedettese, Rimini 2-2 Reggio. Nella giornata invece che vedete evidenziata ora, questi sono i risultati: Arzignano Feralpi 1-2, Imolese Carpi in corso in questo momento, Reggio che ha vinto a Modena, come vi dicevo, 1-0, altro derby come vi dico ora, Piacenza Padova 1-1, Ravenna Cesena 1-1, il Rimini sconfitto in casa con la Fermana, scontro salvezza 0-1, vittoria del Vicenza San Benedetto, seconda sconfitta per la San Benedettese che è stata una sorpresa fino ad oggi, sconfitta anche per la Virtus Vecchia Verona nel campo del Sud Tirolo e sconfitta del Pesaro in casa, altro scontro diretto per la salvezza ad opera del Gubbio 1-0. Triestina Fano è in corso. La nuova classifica del campionato di Serie C Girone B vede la nuova capolista che è il Vicenza a quota 27, il Padova 26, Sud Tirol 25, Reggio 23, Carpi 20 con una partita in meno, quella in corso. A quota 19 abbiamo il Feralpi con il Piacenza e il Verona, 18 la San Benedettese, reduce da due sconfitte, una squadra che sta andando molto bene, Benino la Triestina in salita a 16 con una partita in meno, 14 il Modena con il Pesaro e il Ravenna, a 12 nella zona salvezza ma non tanto il Cesena agguantato dalla Fermana, e poi la zona caldissima dei play-out dove ci sono Gubbio e Fano a 10, Rimini a 9, Arzignano 8 e Limolese a quota 6. Allora, non possiamo dire molto Gigi della gara in corso, ma puoi dirci della trasferta di Gubbio e dell'attuale situazione dell'Imolese. Beh, possiamo parlare anche un attimino della gara in corso, nel senso che è importante per i punti in palio, anche perché appunto i risultati di ieri dicono Rimini e Vispesero le hanno prese in casa, benissimo, però hanno vinto Fermana e Gubbio e qui è malissimo perché due squadre che si sono allontanate dall'Imolese. L'Imolese che deve, come abbiamo detto, rimanere aggrappata alla zona play-out, eventualmente lasciare ad altri l'ultimo posto che è il più scomodo. Però ecco, il calendario anche non ti aiuta, nel senso che sia questa sera sia la prossima sono due gare impegnative, ma visto e considerato che non hai vinto gli scontri diretti, devi fare risultato con le squadre di alta classifica, c'è poco da fare. Gianluca, non ti chiediamo molto della prima squadra di C2, però una battuta per sapere almeno com'è l'ambiente in questo momento, se ancora in quella sorta di tranquillità di sapere che c'è tutto il tempo per recuperare. In fondo, la zona salvezza è sì a 6 punti, quindi due partite da vincere sperando che le altre perdano, ma per evitare l'ultimo posto basta proprio una vittoria. Quella tranquillità è chiaro che è sempre difficile da mantenere. In questo momento sappiamo tutti che serve tranquillità per fare quei punti che servono per togliersi da questa situazione e quindi si lavora giornalmente per invertire una rotta che adesso è negativa, ma la società, il direttore sanno bene qual è la strada da prendere e sicuramente tutti insieme stiamo provando a prenderla. Possiamo andare a sentire cosa ha detto, ce lo racconti tu, Sì. cosa ha detto Azzori a fine gara col Gubbio? Azzori era sufficientemente Soddisfatto? soddisfatto anche perché dopo 30 secondi l'Imolese ha preso il gol, perciò anche queste sono
sono pause che vanno assolutamente eliminate, è un po' una squadra che deve assolutamente fare risultato con un avversario diretta, che ha preparato la partita in un certo modo, che a quale è stato chiesto il massimo dell'attenzione, dopo 30 secondi prendi un gol. C'è stata anche una deviazione che probabilmente non è stato un fattore positivo, nel senso che lì c'è la sfortuna che magari aiuta l'avversario. Il pallone che ha preso il palo, poi è stato il più lesto nel tappino il giocatore avversario a metterla dentro. Però ecco, devi stare più attento, c'è poco da fare. L'approccio mentale è importantissimo queste partite qui, come sarà importantissima questa sera. Il punto in rimonta su un campo difficile come Gubbio è un punto buono, però a un certo punto Limolese ha anche cercato di vincerla e invece non l'ha schiodata. Ecco, sì, in trasferta Gubbio è un punto buono, anche perché poi il Gubbio ha vinto, abbiamo visto ieri, uno scontro a Pesaro, un campo non facile. Sentiamo cosa ha detto Gianluca Zori al termine della gara di mercoledì di Gubbio. Naturalmente noi sapevamo le difficoltà di Gubbio nella prima squadra del girone, che ancora non è riuscita a far gol e che sapevamo che aveva delle difficoltà. Naturalmente non ci ha agevolato il fatto di aver preso il gol dopo un minuto e quindi di conseguenza abbiamo stato subito una potenza lì. Credo che abbiamo meritato di pareggiarla, abbiamo fatto bene, poi credo che non ci siamo accontentati dell'1-1, naturalmente abbiamo un pochettino sofferto anche il ritorno loro, perché c'è stata da parte loro anche la volontà di poterla vincere, ma anche noi c'eravamo le nostre occasioni per poterla vincere, perciò alla fine diciamo due squadre ancora definirei malate, ancora in corso di ristrutturazione, quindi credo che a questo punto per noi ci faccia vedere il bicchiere mezzo pieno e naturalmente ci dobbiamo preparare per la prossima partita col Cagliari, perché alla fine il risultato sia giusto. Mister, di cose a vostro favore l'ha detto assolutamente, forse anche quello del Gubbio, lei come l'ha vista? Sfumiamo e torniamo in studio, l'audio purtroppo non è, ci arrivano così le immagini, quindi un po' si è capito, no? Il messaggio, però Azzori ha un po' il vizio di parlare piano e fitto, l'audio non è un granché, abbiamo capito qualcosina. Torniamo sulla gara in corso, il Carpi è una squadra che viene dalla Serie B, una squadra è che lassù in alto, non nasconde di voler ritornare in Serie B subito, ha giocatori importanti, ha anche un ex Occhio, perché gli altri due ci hanno fatto gol, Occhio questa sera a Saber, che sta giocando piuttosto bene anche appunto nel Carpi. Mi preoccupo un attimino, e lo chiedo appunto a Gianluca, questi stiramentini, questi problemi muscolari, abbiamo Checchi che è fermo anche lui in infermeria questa sera. Ma guarda, sicuramente il momento induce anche una tensione durante la settimana, oltre che durante le gare, e quindi i giocatori sono ben coscienti del momento, stanno facendo gli straordinari per provare a risolvere la cosa, e sicuramente qualche importo in questo momento può essere dettato anche dai carichi di lavoro abbastanza importanti, appunto per cercare di invertire la rotta. Ricordiamolo, cioè, a parte Limolese quest'anno ha sostituito lo storico, il preparatore che da tanti anni, Fabio, che da tanti anni ci seguiva e per noi era una sicurezza, è arrivato un preparatore e poi col cambio di allenatore è stato cambiato anche il preparatore. È stato un aggiornamento, nel senso che è rimasto il preparatore, diciamo, di inizio. Perciò dopo ci sarà il solito richiamo, perché quello che arriva logicamente vuole. Perciò. Sicuramente il cambio in corsa, un po' di metodologie si cambiano, quindi anche il dover riprendere la preparazione o comunque il cambio fatto durante in preparazione sicuramente un po' incide, ma in questo momento, ripeto, i giocatori stanno facendo di tutto per provare a trovare la strada e sicuramente qualche infortunio nasce anche da questo. La medicina giusta per vincere, prendere pochi gol e farne uno più dell'avversario. Però vediamo anche proprio, cioè vediamo le squadre che sono in difficoltà. Rimini ha tanti giocatori, tanti nomi, però gol non lo fa. Il Ravenna fa gol, chi gira gira, poi dopo fa gol Nocciolini nelle partite che contano, quando fanno risultato è Nocciolini che lo fa.
però ci sono proprio i giocatori che fanno gol con una certa continuità e poi gli altri sperano in Dio. Noi quest'anno, cioè nel senso che l'anno scorso abbiamo vinto tutte le scommesse che avevamo, chi andava dentro faceva gol, non c'era problema. Quest'anno abbiamo dei giovani che sono potenzialmente validi sulla carta, però devono dimostrarlo sul campo. Il gol è un'attitudine e quindi ci sono quei giocatori che anche cambiando piazza fanno gol. L'anno scorso siamo stati bravi e fortunati, quest'anno probabilmente l'attitudine del gol nel singolo manca, deve essere l'ambiente sereno che porta di fronte alla porta, e un po' più freddi, e si sta lavorando anche per questo. Perciò la misura, abbiamo detto la medicina giusta, vincere questa sera e poi magari ripeterci domenica. Magari. Sub Tirol domenica. Sub Tirol, sempre in casa. Gigi, prima di parlare del calcio a 5 con Matera, che ci dirà tutto naturalmente come sta andando, volevo farti, hai accennato il Rimini e il Ravenna, Rimini comunque in difficoltà, il Ravenna che fa queste grandi partite e poi perde un po' clamorosamente, ma il mio commento ti vuole portare al Cesena, che ha vinto sì il derby con Limolese 1-0, te lo ricorderai, a fine settembre, dopodiché non ha più vinto, ha impattato i due derby, ma sia vinto, con Rimini. Ha vinto con Limolese non meritatamente, perché era una partita che Limolese poteva portare a casa, il pari era già stretto a Limolese. Pensa che dopo ha solo pareggiato con Rimini e Ravenna in entrambe le volte 1-1 e ha perso tutte le altre gare. È un po' in difficoltà questo Cesena. E qui la pressione è ancora più alta, perché quando hai 9, 10.000, 8.000 che ti spingono, è un po' il discorso, magari dopo lo dirai con il collega dell'Andrea Costa, cioè l'Andrea Costa, il punto forza dell'Andrea Costa era il Fortino, era il Palaruggi, c'è poco da fare. Ieri purtroppo hanno cominciato ad arrivare le prime contestazioni, qualcuno che è andato a lavorare, qualche si è sentito, qualche è andato a lavorare. Se manca anche quello, è un problema grosso, ed è un problema grosso per il Cesena, un problema grosso ancora di più per il Rimini. Cesena, bene o male, quest'anno nei programmi non doveva salire di categoria, voleva mantenerla magari con un po' bene, più di tranquillità. Qualche discorso playoff era stata fatta a Cesena, perché pensavano di avere la squadra che potesse eventualmente giocarsela ai playoff, non per salire, però per vincere e per fare un buon campionato. Diverso il discorso Rimini. Rimini adesso, cioè se noi stiamo andando male, il Rimini è proprio nella cacca, nel senso che società contestata, pubblico contro, i risultati non arrivano, sono tre componenti importanti. Tra l'altro domenica prossima il Rimini ha il suo derby, perché il Rimini-Pesaro ha il suo derby, poi ci saranno Fano, Arzignano, Gubbio, Modena, Imolese, lo abbiamo già detto, Sud Tirol, Vicenza, Padova, gran bella sfida questa al vertice, la partita delle partite per loro, per entrambe, no? Vicenza-Padova, poi immagino un derbissimo, Verona, Piacenza, Carpi, Ravenna, altra sfida difficile per il Ravenna, Reggio, San Benedettese, Fermana, Cesena, e questo diventa complicato per il Cesena, entrambi hanno 12 punti. Caso di sconfitta uno dei due si fa agguantare a zona play-out, e poi Feralpi, Triestina. Andiamo nel calcio 5, Gianluca, l'attuale vostra situazione, mi dicevi prima della trasmissione, sta andando benino, potrebbe andare... Qui cambia già il sorriso però, già il sorriso. Cioè, andiamo benino, le prime due partite di campionato eravate in testa alla classifica. Esatto. Avevano vinto. Da neopromosse hanno respirato l'aria della capolista, perciò mica poco. No, siamo contenti, sicuramente il campionato è iniziato bene, e la sconfitta in casa con Massa sinceramente non ce l'aspettavamo, quella, penso che ai punti la partita dovesse andare neanche sul pari, al contrario, però il bello di questa disciplina è anche che a un minuto dalla fine hai la palla per vincere e 20 secondi dopo perdi, quindi succede, e poi abbiamo fatto due pareggi un po' in emergenza perché un paio di espulsioni, un infortunio, siamo un po' corti, però ripeto, come dice Gigi, da neopromossi sicuramente ho detto all'inizio stagione in precampionato che non vogliamo farle comparse, siamo a 4 punti dalla testa, quindi molto, molto positivo. Molto positivo, una cosa su cui abbiamo spinto tanto è la presenza di pubblico alla palestra, e quest'anno abbiamo quasi quadruplicato le presenze,
le prime tre partite abbiamo praticamente riempito la palestra, quindi questo per noi era un obiettivo che ci eravamo posti ed è una delle cose che sta andando meglio. Vincere aiuta a vincere. Vincere aiuta a vincere. E poi il pubblico si innamora, c'è poco da fare. Sì, poi c'è stato un buon investimento mediatico, stiamo cercando di renderla un evento con le cheerleader, gli spettacoli, c'è il coinvolgimento del pubblico che prova a prendere la traversa, abbiamo spostato l'orario alle 17 per permettere anche a chi gioca nelle serie minori alle 3 di arrivare, quindi diciamo che nel secondo tempo la palestra è sempre piena. Quindi è piena. Piccola la palestra? E diciamo che in questo momento il Pallarugi sarebbe bellissimo, è molto piccolo il campo, quindi non si potrà vedere mai. E servirebbe una cosa così, un piccolo catino con un po' più di posti, però se dovessimo fare al Palacattani per esempio, è troppo grande, quindi diciamo che la cavina in questo momento non è ancora Faenza un limite. Sta terminando, dovrebbe essere pronto entro Natale il Pala Bubani, la ristrutturazione del Pala Bubani. Però c'è Castel Bolognese. Però ti devi spostare da Imola. Ti devi spostare da Imola. È già successo che si spostassero, però guarda, diciamo che ancora un margine di 150-200 persone ci sono. Se è bello sentire la gente vicino, in questo momento sta facendo tanta differenza e la gente vede da vicino, quindi diciamo che per fare il salto di categoria a livello di palazzetto aspettiamo, noi abbiamo messo un po' a posto la palestra quest'estate, abbiamo imbiancato, l'abbiamo resa un posto un po' migliore per frequentarlo, per essere frequentato, quindi facciamo un buon campionato e poi vediamo nei prossimi anni. Anche perché, cioè, se l'Andrea Costa aiuta un attimino, il discorso nuovo palazzetto c'era, è stato ventilato e poi è stato confermato. Pertanto potrebbe il Ruggi diventare il vostro palazzetto. Le strutture... Ma non è grande abbastanza? Ma i lavori si possono trovare il modo di fare. Si allarga. Cosa fai? Tieni... Butti via tre file di... No, tieni... Sì, però è un conto... A noi bastano 1500 posti, quindi dai. Al Palo Ruggi va benissimo, quindi. Sarebbe, guarda, perfetto. Non so, sinceramente, se dovesse andare via da Imola, allora preferisco giocare alla cavina e avere la gente molto vicina. Sicuramente. Prossimo turno? Prossimo turno andiamo a Villorba, l'attuale capolista, perché poi il campionato, i calendari si infilano così, abbiamo fatto Chiupano capolista. Intanto passano le immagini, Molese Città di Asti, sì. La partita di sabato. Di sabato, tutte e due eravamo molto corte, anche loro avevano tre assenze, è venuta fuori una partita molto, molto tattica. Anche qui potevate vincerla. Qui eravamo due, sì, sinceramente sì, abbiamo cominciato molto bene, eravamo 2-0, poi... Ripeto, le poche rotazioni, non ci aspettavamo di prendere il 2-1, in quel momento la situazione era secondo noi molto in controllo, è successo in maniera un po' fortuita e dopo ci siamo abbassati. E sabato noi saremo ancora corti perché Foglia è ancora squalificato, Ortiz è ancora infortunato, e andiamo a Villorba, però ripeto, 5 partite abbiamo fatto 5 buone prestazioni. Abbiamo la malattia del gol, nel senso che ci manca proprio il buttarla dentro, le occasioni le costruiamo, se troviamo un po' di continuità lì, sinceramente non ci spaventa nessuno, poi non abbiamo l'ansia di dover per forza vincere il campionato, però ad oggi non vedo una squadra che possa farci dire partiamo sconfitti. Anche perché le due assenze sono assenze importanti, non sono due ragazzini che mancano poi eventualmente... No, Adriano in fase realizzativa adesso si sta sentendo tantissimo, Ortiz è un giocatore di grande talento che sta facendo vedere grandi cose, secondo me abbiamo fatto un mercato mirato, molto buono, siamo comunque tranquilli perché la componente italiana, Mauro Castagna, Igor Vignoli, Liberti, ma gli stessi Radesco, Pacciaroni... sono giocatori che stanno dimostrando di valere ampiamente la categoria, quindi sabato chi è andato in campo ha stretto i denti, ha fatto bene. Infatti abbiamo visto prima il gol di Castagna, adesso il gol di Liberti. Loro due sono un 94 e un 95, sono due secondo me promesse, saranno il futuro di questo sport, non solo a Imola. Però ripeto, nel caso ci sia bisogno, Ansoloni 2002, Pieri 2002, sono... giocatori che si allenano con noi già da anni, sono in prima squadra dall'inizio dell'anno, possono tranquillamente tenere il campo. Quando concludiamo, Gianluca, perché siamo in chiusura veramente col tempo, quando possiamo pensare di avere un Imolese ben identificabile in questo campionato con gli obiettivi, che
che comunque ci hai detto sono abbastanza chiari, non siamo una comparsa, no? Però per dire, quando ci rivediamo per parlare, questa è la nostra classifica, perché beh, secondo me sembra di aver capito che qualche punto in più lo volevate. Qualche punto in più ce lo meritavamo, non siamo stati molto bravi, finito il girone d'andata sappiamo chi siamo perché le abbiamo viste tutte, ripeto, secondo me per entrare, se non entriamo nei playoff, dai, non facciamo, se non entriamo nei playoff qualcosa abbiamo sbagliato, ma penso che sia un obiettivo che si possa fare. Bene, continuiamo con il dopo partita, ringraziamo Gianluca Matera del Limonese per essere stato con noi, ci grazie, vediamo sicuramente in zona playoff, non andate via, tra poco. Ed eccoci alla seconda parte del dopo partita, abbiamo spostato Gigi Ravaglia dalla parte sinistra, alla mia sinistra, alla vostra destra del teleschermo, perché ci hanno raggiunto due ospiti, Pierino Tamburini, che è un grande podista, marciatore. Ecco. E con lui Marino Casadio, che è l'organizzatore del Giro Tremonti. Gigi. Cominciando dal Giro Tremonti. Te ne hai fatti di giri? No, io sempre sul gippone magari di Leo che mi convinceva, dai facciamo la diretta telefonica, ancora parlo di Radio Imola, capito? E abbiamo fatto delle belle dirette telefoniche con dei grandi campioni, proprio mi sono anche divertito, mi sono anche appassionato. Quest'anno un'edizione diciamo più che positiva, 5.000 era diciamo il vostro obiettivo centrato e poi ci sono sempre i keniani che fanno la differenza. Esatto. 5.000 era l'obiettivo sperato e ottenuto, quindi siamo molto soddisfatti. Una serie di cose. 51esima edizione. 51esima edizione. Stavo controllando perché non mi ricordavo. 51esima edizione, sì. L'anno scorso è stato l'anno proprio, il cinquantenario, l'anno con cui le persone che si erano sempre occupate di questa manifestazione hanno pensato di tirare un po' i remi in barca perché si sentivano già un po' affaticati. E abbiamo creato però un bel gruppo tra persone che l'avevano già fatto per tanti anni, quindi ci hanno messo una grande esperienza, un gruppo di persone nuove comunque abbastanza stimolate, e quindi abbiamo fatto un bel gruppo anche dal punto di vista numerico e dal punto di vista anche credo della conoscenza e delle capacità. Siamo riusciti a mettere insieme una manifestazione che credo vada considerata positiva. Da Leo in Leo, perché i due Leo, a Marino, come ti sei fatto convincere dalla direzione Sacmi? È stato un tranello, in realtà. Convincere, mi sono lasciato convincere perché a me piace molto questo mondo, ho fatto tantissimi sport, ma a livello agonistico praticamente ho quasi sempre solo corso, e ho capito che molto probabilmente il rischio era che la Tremonti finisse. Perché se non saltavo fuori qualcheduno disposto a continuare, il vecchio staff non aveva più voglia, non era più in condizione di poterlo fare. E quindi abbiamo detto proviamoci, e mi sono lasciato convincere proprio perché avevo paura che altrimenti non avrei più potuto farla né come partecipante, e penso che per la città insomma fosse giusto continuare a fare questa tradizione. Parliamo dell'edizione di quest'anno, abbiamo detto i keniani vanno forte. I keniani vanno forte, come sempre, come andata, uomini e donne. Soprattutto gli italiani si sono difesi bene. Gli italiani si sono difesi molto bene, sì, no, gli italiani si sono difesi bene, adesso il secondo è un marocchino anche quello, ma ormai italianizzato. E i keniani sono forti, la prima donna penso che abbia un pochino... visto il tempo che è abbastanza più alto rispetto all'anno scorso, probabilmente ha un po' gestito la situazione. Invece il primo uomo ha dovuto, come si usa dire, legarsi le scarpe, perché altrimenti il secondo e il terzo non erano, soprattutto il secondo gli era molto molto vicino. Una gara che è stata anche abbastanza vincente, perché ancora a un paio di chilometri dal traguardo erano proprio vicinissimi il primo e il secondo. C'è stata l'emozione. C'è stata l'emozione, sì, non era di quelle gare come in campo femminile quest'anno dove la seconda piglia qualche minuto, quindi insomma è già abbastanza decisa, già qualche chilometro dal traguardo. Questa invece è stata combattuta fino all'ultimo momento.
Domenica 20 ottobre invece Pierino Tamburini era a Grottamare, sì, dove sì, in un'ora, un minuto e 24 secondi ha fatto la 10 km di marcia. Sì. Andata bene. Benissimo. Perché no, anche, la bandiera italiana. Sì, sì, era, sì, sì, era su strada, perché quando ho fatto la prova dei campionati CDS qui a Imola, avevo fatto, su pista però, avevo fatto un'ora, un minuto e 29 secondi, mi sembra. Però la misurazione era corretta, c'era una differenza di 29 metri che su strada ci può stare. Quindi il tempo più o meno è quello, ecco. Soddisfatto. Campione italiano, si può dire o no? Ni, perché... Tanto la categoria M65, che significa... Che va dai 64 ai 69, ecco, anni, quindi non 65. Perfetto, quindi... la categoria giusta. Sì, la categoria giusta. E... dicevo... Il titolo italiano. Il titolo italiano. Praticamente era quasi come un titolo italiano, perché c'eravamo tutti della categoria. E era valido solo per gli junior, titolo di campione italiano, però io ho vinto la mia categoria, combattendola col secondo, che fino agli 8,3 km mi era sempre stato davanti, quei 10 metri, tira e molla, agli 8,3 km, all'ultimo giro ho detto qui che va, che lo spacca. Sono partito, ci sono passato davanti, ho continuato per 200-300 metri con la mia andatura un po' più veloce di quella che aveva lui, e niente, sono arrivato con 25 secondi di distacco. Quindi lui ci ha messo un'ora e un minuto, sì, più o meno. Sì, 50, poco più. Bene, soddisfattissimo. Soddisfattissimo. Sì. Mi viene in mente, quando leggo un'ora, un minuto, stare sotto l'ora. Ecco, appunto, il prossimo obiettivo è stare sotto l'ora. Si stava quando si era un po' più giovane, è un po' fatica. Bisogna lavorarci dietro con delle ripetute che a me, insomma, non è che piacciono molto, quindi, però è una cosa che si può fare. Quindi. Ecco, come si prepara, diciamo un campionato italiano, soprattutto a 64-65 anni? Ma per mia fortuna sto bene fisicamente. Ho iniziato a 18 anni a correre, fra i quali ho anche partecipato alle Tremonti negli anni che vinceva Fava e giù di lì, anche con un buon tempo, un 53, quindi ci si andava forte a quel tempo. E poi dopo, dall'87, ho iniziato la marcia e mi sono appassionato. Ho vinto 17 titoli italiani, più i vari secondi, terzi, quarti, pochi, e fra i quali ho fatto i titoli italiani sia su pista, in indoor, su strada e pista anche. Quindi... Appassionata la marcia? Sia, quando... sia nella 3, nella 5... E nella 20 e nella 30. Complimentoni. Chiaro. Quando l'ho presentato ha specificato proprio, non un podista, marziatore. Sì, perché c'è la sua differenza. Ecco, spieghiamola, no, questa differenza. Maratoneta, molti si sbagliano, dicono maratoneta, fai maratoneta. No, maratoneta è quello che corre e fa 42 km. Perfetto. Il marciatore è una camminata veloce, con i vari difficoltà del bloccaggio e della sospensione. E abbiamo sempre avuto una gran tradizione a livello nazionale. Sì, 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 sì. Abbiamo avuto degli olimpioni, cioè abbiamo avuto campioni del mondo. Sì, sì, ho iniziato. Poi, se non c'era questo brodettino qui che è capitato per le Olimpiadi e stanno cercando di tirarlo fuori adesso, probabilmente potevamo arrivare nei più tre avanti, anche nelle Olimpiadi. Sì, sì. E dicevo, ho iniziato quando da Milano più o meno ha smesso, quindi... Nel 90, e prima gareggiavo con l'Icel. Sì, ma come si passa dal podismo alla marcia? Cosa deve scattare? Anche perché ci vorrà una preparazione diversa per la gamba. Sì, è tutta una preparazione diversa, perché usi il bacino, e specialmente il bacino usi, e mentre nella corsa vai di potenza, vabbè, bisogna allenarsi anche lì.
E niente, sono passato la marcia perché mi ero stancato di arrivare sempre lì, arrivavo bene, ero soddisfatto dei miei tempi, quindi... non vincevo, allora vado di là che vinco. Sia nella maratona, sia nelle mezze maratone, insomma, ho dei tempi abbastanza buoni, ecco. Quanto hai nella maratona? Nella maratona 2:40, quindi nella mezzo 1:16 e poi dopo niente. Anche fatto la Firenze? No, mai fatte quelle cose lì. Firenze, ho fatto Faenza, 1,50. No. 100 chilometri? 100. No. Ho fatto 1,50. 50 di Romagna Castello? No, di marcia. Nel 99. Di marcia, quindi. Oh, Marino l'ha fatta? Io ne ho fatte sia di 50 diverse, anche 100. A Castello? E di 100? Firenze. Come Faenza? Sono andato? Due volte partito e una volta arrivato. Beh. È un buon risultato. Noi abbiamo avuto ospiti anche l'Atletica 85 di Faenza, gli ho chiesto e lo chiedo anche a voi, come sta l'Atletica italiana adesso? Avrebbe bisogno di un cambio di marcia. Come sta? Vedo fra l'altro, lo dico come notizia, che il nostro ospite, che era Alberto Morini, uno dei due ospiti della settimana scorsa, si è reso disponibile alla candidatura nel 2020 a presidente nazionale. Forse perché non è convinto di come sta andando. Sì, mi sembra che quest'ultimo mondiale sia andata un pelino meglio e ci sia qualche segnale, un po' di ripresa. Sicuramente negli ultimi anni c'è stato comunque una debacle, l'atletica non ha dei grossi... non è riuscita a far emergere, secondo me, dei giovani e non è riuscita forse a coltivare in maniera corretta dei giovani. Non ha avuto delle grosse soddisfazioni. C'è bisogno di un cambio di marcia, Pierino? Sì, sì. Secondo me sì, ci vuole una mentalità giovane, che credo che Morini e Alberto sia in grado di... Adesso le elezioni sono nel 2020, sì. Mi pare nella seconda metà, quindi tra un anno. Sì. Poi può cambiare di tutto, ci sono le Olimpiadi in mezzo, eccetera. Sì. Però forse necessita, lui un po' l'ha detto, che... vive del passato, certo, l'atletica certo. Italiana. Sì. Non si vive solo di nomi, no. No. Se non fai i risultati e poi se vuoi stimolare i giovani, qualcosa devi dargli anche. Assolutamente. A parte che, perché se non sei in un gruppo militare, appunto, non hai possibilità. Assolutamente. Assolutamente. Quelli che sono nei gruppi militari sopravvivono, gli altri non vivono. Solo che le società avrebbero bisogno un po' di fiato, non dico certo. Di risorse, almeno di presenza forte certo. No, nel territorio. Prossimi appuntamenti, poi chiudiamo la nostra intervista. Allora, prossimi appuntamenti... Perché questo titolo italiano non è un bel titolo italiano, ci sarà un altro momento da vivere. Posso dire un'altra cosa? No, anche due. A settembre abbiamo fatto i campionati europei qui a Venezia. E io ho fatto la 10... e la 20, la 10 era l'11 settembre e la 20 era il 14, quindi due gare vicine. E nella 10 sono arrivato settimo di categoria e abbiamo vinto l'argento a squadra. Nella 20 sono arrivato quinto, perché potevo arrivare quarto, ma quarto non mi piaceva. Allora, visto che abbiamo fatto la gara con un tedesco assieme, allora ho detto, mamma vada, il quarto a me non mi piace. Allora... Perché proprio sotto al podio non è bello. No, la medaglia di legno non piace. E sono arrivato quinto. E lì abbiamo vinto il bronzo a squadre. Ottimo. E però i prossimi appuntamenti? Il prossimo appuntamento è a fine gennaio, che lì sono 20 km su strada e proprio per il titolo italiano, che purtroppo quest'anno mi è andata male perché ero in Sicilia e ero sull'aereo per andare giù a Catania, ma hanno bloccato gli aerei perché per il fatto dell'Etna. Letto, sì. E lì avrei vinto perché stavo bene, il secondo ci ha messo 2:24, io di solito ci metto 2:05, 2:04, 2:05 nella 20. Quindi, troppo quella Marino sta già pensando edizione 52 della Tremonti. Sì, dal punto di vista organizzativo penso il prossimo obiettivo è la 52esima edizione,
dal punto di vista, diciamo, agonistico, che poi non è agonistico, la maratona di Firenze fra un mese. Io sono abituato in questi ultimi anni, faccio le maratone o le mezze maratone spingendo carrozzine di ragazzi paraplegici o tetraplegici, e quindi ho già un ragazzino che mi aspetta il 24 di novembre per la maratona di Firenze. Bello. Di Montecatone? No. Ragazzi con Montecatone non so per quale ragione, ma non abbiamo nemmeno mai... È strano, appunto per quello. Sì, infatti, non abbiamo mai legato. Io sono legato a un'associazione, l'unica che io conosco in Italia, che è un'associazione che ha sede a Prato, e abbiamo ragazzini un po' di tutto il nord Italia, e nel caso specifico a Firenze spingeremo ragazzini della Toscana in generale. Bello. Visto che hai citato la maratona, solo come conclusione, maratona di Ravenna, che sta crescendo tantissimo ed è veramente bella. È molto bella. E io l'ho fatta un paio d'anni fa ed ho visto che in questi ultimi anni veramente sta crescendo, una 30, una 21 in mezzo, un paio di giorni. Il villaggio della maratona, io ho visto l'anno scorso una cosa. Inizio novembre, sì, una molto, cosa veramente molto ben organizzata. E credo che la Tremonti possa imparare e cercare anche di copiare qualche cosa anche dalla maratona. Grazie a Marino Casadio e a Pierino Tamburini. Gigi, ci saluti qui? Sì. Quindi parlo di pallacanestro da solo io. Parlo di pallacanestro, però lo sai che io ho il calcio, Va bene. Ci vediamo tra poco. Ed eccoci all'ultima parte del dopo partita, parte dedicata alla pallacanestro di A2 con la quarta giornata che si è conclusa ieri sera, la quinta che è nel turno infrasettimanale. Salutiamo il dirigente responsabile dell'allenatore Andrea Costa Imola Basket, Alex Petrilli, ben arrivato Alex. Ciao, un momento delicatissimo per la squadra, per la società, contestata ieri dai tifosi per la sconfitta nel derby casalingo contro Piacenza, sconfitta che è arrivata di 2 punti nel finale, sconfitta che pesa veramente molto perché le Naturel dopo 4 giornate sono ancora al palo a quota 0, ma il campionato è molto lungo ed è anche molto equilibrato in questa fase. Andiamo infatti a vedere i risultati dopo la quarta giornata e la nuova classifica. Milano-Ferrara 71-72, Ravenna-Caserta 97-92, Udine batte Forlì 81-69, questo era già uno spartiacque per capire la potenza di Forlì e la potenza di Udine. Le Naturelli, Imola Basket, Assigeco, Piacenza 85-87, Verona, Roseto 82-62, la vera corazzata è proprio Verona, 20 punti a Roseto, sola in testa alla classifica. Poi abbiamo San Severo che continua la sua ascesa, che batte Orzi Nuovi 90-84 e Montegranaro che cade in casa 75-83 contro Mantova. Nuova classifica, Verona in testa 8 punti, punteggio pieno, la vera squadra del campionato. Seguono a quota 6 Ravenna, San Severo e Udine, a quota Ferrara, scusate, a quota 4 Mantova, Forlì, Roseto, Piacenza, quota 2 Orzi Nuovi, Milano, Caserta e Montegranaro, che ha vinto la sua unica partita proprio a Imola nella prima giornata, e Imola chiude a quota 0. Momento delicato, Alex, perché arriva anche una forte contestazione nei confronti in particolar modo dei giocatori da parte dei tifosi, sempre molto corretti, disponibili e anche molto attenti. Siamo in una fase molto delicata, come hai detto bene tu, Maurizio. Capiamo la posizione dei tifosi, è chiaro che ci si aspettava di più, dovevamo far di più, potevamo far di più, nonostante credo abbiamo fornito almeno 3 prestazioni buone su 4, perdendo la prima in casa con Montegranaro, giocando una partita molto difficile, poi facendo una gran partita a San Severo, persa anche lì di 2 punti, poi ieri era una finale per noi, l'abbiamo persa, e sicuramente ci prendiamo le responsabilità di questo, chiediamo scusa ai tifosi perché è chiaro che chi ci dà la propria fiducia deve essere ripagata. Non siamo finora stati in grado di farlo, è il momento però di restare uniti, fare un tutt'uno, perché si esce insieme da questa situazione, soltanto insieme. Quindi abbiamo la fortuna di giocare subito altre 2 partite, una giovedì a Mantova e una in casa con Ravenna, 2 partite tostissime, difficilissime, le giochiamo con molta pressione,
però abbiamo voglia di rifarci. Ho visto i ragazzi ieri già delusi, sì, per la sconfitta, ma decisi e carichi per una risalita che spetta a tutti. Dobbiamo darla ai nostri tifosi. Da queste prime quattro partite emergono, io guardo i numeri, i dati, due punti fondamentali. La prima, che sono arrivate due sconfitte interne in scontri diretti con squadre dello stesso livello, Piacenza e Montegranaro, quindi il Palaruggi non è più il Fortino, non è più quel palazzo dello sport che dà quel qualcosa in più alla squadra di casa. E la seconda notizia è che le quattro sconfitte arrivano anche qui con quattro contendenti che sono nella stessa ipotetica fascia di primo di precampionato dell'Andrea Costa. Non sono big match, non sai, sono stati big match. No, devono ancora arrivare, però per quanto riguarda la prima domanda sul Palaruggi, io credo che il campionato negli ultimi anni sta prendendo sempre più una direzione che va sull'atletismo, che va sulla potenza atletica dei giocatori, quindi non ci sono più quei giocatori di talento che potevano essere e venire influenzati dal calore di un palazzetto. Si va sempre di più su dalla potenza fisica, quindi è quello che conta. Per quanto riguarda invece la seconda domanda che mi hai fatto, sulla la tua riflessione sul fatto che abbiamo giocato con delle squadre di pari portata, credo che San Severo stia dimostrando tutto il suo valore. È lì in seconda in classifica, con 3 vittorie e 1 sconfitta. Noi a San Severo abbiamo fatto un'ottima partita, stando avanti quasi per tutto il match. Poi nella volata finale hanno avuto loro la meglio. Credo che Roseto farà invece un campionato ben diverso. È destinata a star su. È una squadra che ha tanto talento, tanto atletismo, rappresenta proprio una tipica squadra di A2 del futuro. È chiaro che le partite con Montegranaro e Piacenza sono due sconfitte senza giustificazioni, senza alibi, e dobbiamo sicuramente andare a prenderci ora 4 punti contro delle avversarie non alla nostra portata, e qui dovrà essere bravo il nostro allenatore a dare le motivazioni giuste ai ragazzi. Da ieri sera avete fatto, anche a seguito forse della contestazione dei tifosi, come si usa dire, quadrato attorno alla squadra, avete deciso di parlare limitatamente, l'amministratore delegato, tu come dirigente responsabile e l'allenatore di Paolo Antonio. Rischia qualcosa di Paolo Antonio dopo queste 4 gare, considerato che la squadra l'ha voluta lui fortemente? Dunque, in queste situazioni chiaramente si cerca di tenere la squadra al sicuro, nel senso a livello di comunicazione, a livello di dichiarazioni. C'era stata una forte dichiarazione del nostro capitano una settimana fa in cui diceva che non c'erano più alibi, bisognava vincere. Chiaro che è arrivata una sconfitta, e quindi è il momento in cui solo la società ha un rapporto con i media, e penso che questo succeda e accada in tutte le squadre che sono in difficoltà, come normale che sia. Per quanto riguarda l'allenatore, è chiaro che è un mestiere dove si dipende dai risultati sportivi. Lui lo sa benissimo, come lo sanno tutti gli allenatori, anche i migliori allenatori hanno avuto degli esoneri. Per il momento è una ipotesi che non è stata presa in considerazione, anche perché nella storia dell'Andrea Costa credo sia accaduto solo 2 volte in 50 anni, quindi è proprio un estremo. Naturalmente però bisogna considerare che se non dovessero arrivare dei buoni risultati nelle prossime 2 gare, noi giochiamo giovedì e domenica, qualcosa si dovrà fare, e poi starà alla società cercare di capire qual è la risposta, qual è la soluzione da adottare. Gli allenatori vivono per questo e lo sanno. Però sono sicuro che al momento Emanuele Di Paolo Antonio troverà il modo di uscire da questa situazione, e la società ha ancora fiducia in lui. Cosa non ha funzionato ieri, secondo voi, voi dirigenti, voi che avete guardato la partita da fuori dal campo? È inutile girarci attorno, abbiamo dimostrato di avere delle grosse lacune difensive, è giusto dirlo, è giusto ammetterlo, senza girarci intorno e senza nasconderlo. Abbiamo avuto grossi problemi in difesa, è una squadra che in attacco riesce a trovare degli interpreti, tra Fulz, che ha secondo me migliorato un pochino le sue prestazioni, è riuscito a far girare un po' più la squadra, poi chiaramente Bowers, Mors e Masciadri hanno dato la loro impronta in attacco. In difesa invece è stato veramente qualcosa da dover aggiustare subito, è stato il grande problema.
C'è già subito questa trasferta giovedì a Mantova, adesso leggeremo anche tutto il prossimo turno, Mantova che forse si pensava potesse avere qualche punto in più dei quattro che ha, anche perché ha giocato contro Piacenza, Milano, Ferrara e ha vinto questa domenica a Montegranaro, quindi non ha giocato neanche lei dei grandi big match e ne ha persi due un po' a sorpresa, quello il derby con Milano e appunto a Ferrara. Come si affronta sta gara? Ah, si affronta con la voglia di riscattarsi. Non sarà semplice perché nella testa dei giocatori, quando c'è anche una piccola contestazione, quando non ci sono i risultati, non c'è fiducia. Senza fiducia non si va da nessuna parte, quindi si può ritrovare un po' di serenità soltanto facendo gruppo, stando assieme, lavorando e provando a vincere questa partita. Mantova, per nostra fortuna, se possiamo parlare di fortuna, non è un campo caldissimo, non è un campo che ha un fattore eccezionale a livello di pubblico o di influenza sugli arbitri o sulle squadre. Quindi, secondo me, aperto, diciamo. Se proprio dovevamo andare a giocare in trasferta, non dico che è uno dei posti migliori dove andare a giocare, ma quasi. Quindi provando a fare un miracolo sportivo di vincere lì. È chiaro che lo dobbiamo ai nostri tifosi, lo dobbiamo alla società, lo dobbiamo a noi stessi, perché siamo una squadra che ha le capacità per vincere le partite. Spesso, Alex, si cerca anche qualche scusante. Tizio è in infermeria, Caio sta rendendo meno, Sempronio era stato ammalato fino a due giorni prima, l'altro è stato, come è successo la settimana prima, negli Stati Uniti. Ecco, c'è una scusante da trovare? O liberi da scusanti, c'è una giustificazione in più da dare ai tifosi di questo andamento? No? Io devo essere onesto, devo essere un uomo della società. In questo momento sono finiti gli alibi. Perché questo l'hai detto e lo ripeto. Lo ripeto, lo ha detto l'allenatore, lo ha detto il presidente, lo dicono i giocatori. Quindi questo è la verità, è la pura verità. Quindi abbiamo avuto dei piccoli problemi di infermeria. Abbiamo avuto Bowers che ha avuto per motivi familiari è dovuto tornare in America, ci sono state delle piccole cose, poi voglio dire abbiamo perso tre partite di due punti, 5-6, quindi voglio dire non abbiamo tirato i remi in barca e perso di 20, anche un po' di sfortuna c'è, abbiamo giocato contro Piacenza che veniva a Imola per salvare coach Ceccarelli che era Curioni, il presidente lo aveva dichiarato, sarebbe stato messo fuori se avesse perso a Imola. Due giorni prima prendono Michael, perché Oghide era infortunato e competiamo purtroppo con dei club che hanno delle facoltà economiche diverse dalle nostre. Questa non deve essere una giustificazione, ma è la realtà dei fatti. Imola è una società che economicamente è al di sotto di molte squadre, se non tutte, del nostro girone. Quindi è chiaro che senza Michael Piacenza non avrebbe mai vinto a Imola. Questo è anche un fatto reale, ma contemporaneamente abbiamo finito gli alibi, dobbiamo vincere. Mercoledì sera, turno infrasettimanale, Ferrara, Udine, Forlì, Milano, vediamo se Forlì torna nei piani più alti, Orzi Nuovi, Verona, Caserta, Montegranaro, Piacenza, Ravenna, bella partita anche questa, Roseto, San Severo, altra bella partita. Giovedì sera, come Alex Petrilli ci ha già annunciato, ad Halloween, l'Andrea Costa va a Mantova, travestita, speriamo, dagli uomini più cattivi della notte di Halloween. Ah, o ladri, andremo a rubare due punti. Invece, e poi chiudiamo la nostra conversazione, la sesta giornata si gioca già domenica con le Naturelle che tornano in casa e giocheranno il derby contro Ravenna, un Ravenna che è in salute. Ravenna che è in uno stato di salute formidabile, in precampionato non c'era stata questa impressione, addirittura il presidente Vianello aveva contestato l'operato di Cancellieri che è arrivato ad allenare Ravenna dopo tanti anni da assistente a Milano. È una squadra che ha comunque del talento, ha della fisicità, una squadra costruita con ambizioni ben diverse da quelle dell'Andrea Costa, però verrà a Imola in un momento in cui troverà un'Imola agguerrita che farà di tutto per vincere la partita, perché, lo ripeto, bisogna vincere e basta. Ci fermiamo qui, dico solo che domenica c'è anche come sfida interessante Forlì che ospita nel derby Ferrara, ma più che altro per capire quanto è forte Verona andrà a San Severo, che San Severo ha un fattore campo straordinario, no?
Sferri, Foggia. Quindi si capirà molto probabilmente dopo queste due giornate, sperando che l'Andrea Costa possa portare a casa almeno due punti. Io penso che ne possa portare a casa anche quattro, perché bisogna farle. Ah, in questo momento l'obiettivo è vincerle entrambe. Anche perché poi se vinci due partite sei a metà classifica. Allora, un anno fa avevamo due punti dopo le prime quattro giornate, ora siamo a zero, quindi siamo a una vittoria distanti da come eravamo l'anno scorso. E poi sono arrivati quasi il limite dei playoff, quindi bisogna stare sereni. Nulla è precluso. Io a Roseto, e poi chiudiamo, due anni fa siamo partiti 0-8 e ci siamo salvati, quindi siamo all'inizio, dobbiamo avere un po' di fiducia e sono convinto che con una vittoria tutto possa cambiare. Grazie per essere stato con noi, ad Alex Petrilli, alla società allenatore Andrea Costa Imola, che ci ha messo la faccia anche stasera. Non era facile dopo quattro sconfitte particolari, perché queste sono, come abbiamo detto, non con le prime quattro della classe, a parte che San Severo al momento è lassù, e erano gare almeno da portare a casa due su quattro almeno. Poi vediamo naturalmente cosa succede, perché tutto potrebbe essere rivoluzionato già domenica, e quindi lunedì potremo parlare di altre cose. Buona serata a tutti, grazie ancora ad Alex Petrilli, ci vediamo lunedì.